Numa ha dato la voce ad una canzone che sostiene e che è la colonna sonora del Giubileo dell'Educazione. Normalmente gli artisti sono all'avanguardia nel riconoscimento della legalità e in particolare dei diritti. È un privilegio e anche una grandissima responsabilità che chi ha la possibilità di fare comunicazione e può arrivare al cuore delle persone, magari anche usando dei canali importanti come i famosi media, ha quindi una grandissima possibilità di poter influenzare nel senso più positivo del termine, sensibilizzare, credo che sia il termine più corretto, i cuori e le consapevolezze di tutti noi, perché ovviamente dobbiamo partire da noi stessi, sentire, voglio dire, questa necessità, sentire questa chiamata, a volte è proprio una sorta di missione, sincera, senza usare parole roboanti, è proprio una percezione interiore che senti e poi dici, ah, questa cosa la voglio condividere, se la sento, se la vivo, la posso anche condividere. Che cosa condividere? Condividere il fatto di sentirci non divisi in questo mondo, cioè di trasformare la sensazione della separazione, della solitudine, che poi diventa indifferenza, perché oggi ne abbiamo parlato durante questo convegno meraviglioso sulla pace e sull'educazione. Cosa succede? Che quando noi ci sentiamo chiusi nel nostro dolore, non sentiamo più il dolore degli altri, soprattutto ci sentiamo impotenti di poter fare qualcosa, perché se non riusciamo a star meglio noi, come possiamo far star meglio gli altri? In realtà, quando noi cominciamo a percepire la solidarietà, l'amore per la vita, l'amore per noi stessi e quindi anche l'empatia e quindi anche la compassione per gli altri, si percepisce questa fratellanza. Cosa c'entra la musica? C'entra tutto, perché la musica è un veicolo talmente tanto legato alle emozioni, a volte anche ai testi, che se appunto espressi con questo cuore sincero e con questo intento sincero, può veramente attraversare barriere molto difficili laddove ci sono ideologie politiche, resistenze culturali, conflitti. Hai visto quante volte, no? Magari persone di diverse religioni o che hanno delle grandi, voglio dire, conflittualità, voglio dire, sia politiche che culturali, poi nella musica sentono di avere un cuore unico, diciamo, si riscoprono che il loro sangue è tutto lo stesso colore. E io credo profondamente nel potere della musica e di questa responsabilità che poi diventa, nel senso più positivo del termine, un potere felice, un potere positivo, no? Un potere d'aggregazione, un potere di guarigione, che l'artista e ogni singolo essere umano può sentire di avere e può usare a fin di bene per noi e per tutta l'umanità.